Stereo 5 TV presenta l'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi lunedì 4 settembre 2023, Santa Rosalia, auguri alle festeggiate di oggi. La settimana è la numero 36, giorni dall'inizio dell'anno 247, 118 ne mancano alla fine. Come sempre vi diamo il nostro benvenuti all'almanacco di oggi. A Roma il sole è sorto alle 5.39, tramonta alle 18.38 ora solare, a Milano alle 5.48 e tramonta alle 18.55, luna che tramonta alle 10.50 per levarsi alle 21:01. Il proverbio di oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Andiamo ad accadere nel 1885 a New York, apre il primo locale pubblico chiamato caffetteria. 3 anni dopo, nel 1888, George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1900 in Italia entra in vigore la Convenzione dell'AIA sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce l'uso di proiettili che diffondono gas asfissianti o dannosi. Nel 1923 a New Jersey il primo dirigibile statunitense compie il suo primo volo inaugurale. Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'undicesima divisione corazzata britannica libera la città di Anversa in Belgio. Nel 1951 la prima trasmissione televisiva intercontinentale in diretta va in onda da San Francisco in occasione della conferenza del Trattato di Pace giapponese. E ancora nel 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua 7ª medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, record imbattuto fino all'anno 2008. Nel 1995 la 4ª conferenza mondiale sulle donne si apre a Pechino, nel 1997 a Lorain, nell'Ohio. Nel 1998 viene fondata la società Google. I nostri saluti, i nostri auguri di buon compleanno per Carmen Consoli, cantautrice italiana, Amadeus, conduttore italiano e Beyoncé, cantante statunitense. Ci lasciano invece in questa giornata, nel 1965, Albert Schweitzer, uomo di alto ingegno e di generosità, mise la sua abilità di medico al servizio dell'umanità. E nel 2006 ci lascia Giacinto Facchetti, nato a Treviglio in provincia di Bergamo, è stato un famoso terzino dell'Inter dal 60 al 1978. La nostra frase aforisma, la ricchezza è una buona serva, ma è la peggiore delle amanti, lo dice Bacone. Noi ci fermiamo, termina qui il nostro almanacco, un saluto da Gino Comentale, grazie come sempre per averci guardati anche oggi e appuntamento a domani. Ciao! L'almanacco torna domani.